Sembra passato poco tempo dalla chiusura del campionato con la delusione di non aver raggiunto i playoff, però a brevissimo si ricomincia anche con il calcio ufficiale, no? Vabbè, penso che chi come me non ha mai smesso di staccare la spina, perché comunque la voglia di ripartire era tanta, l'entusiasmo anche, e poi comunque con l'ingresso di una nuova società diciamo cambiano le ambizioni, però l'entusiasmo, come ho detto prima, c'è sempre. E poi il fatto di ritrovare sia l'allenatore che tutti i miei compagni è qualcosa di straordinario. Da un punto di vista tuo personale, è anche in corso il discorso sul rinnovo contrattuale. A che punto è? Quali sono le tue richieste? Cosa pensi? Beh, ci siamo fatti una chiacchierata. Inizialmente siamo un po' distanti, però penso che per il bene di tutti si possa trovare un accordo. Spero in maniera affrettata, perché il campionato si avvicina e quindi penso che, come ho detto prima, per il bene di entrambi si troverà un accordo. Anche se ci sono altre squadre, insomma, interessate a Giuseppe Agostinone dopo l'ottima stagione dell'anno scorso. Sì, ci sono squadre anche di categoria superiore, però io do la priorità al Foggia, come ha già detto anche il mio procuratore, per rispetto sia della maglia che indosso, dell'allenatore e dei miei compagni. Questa è la cosa principale. Poi è ovvio che per il bene comune si deve trovare quell'accordo per far felici tutti. Ci sono novità, qualcosa che il mister ha limato per migliorare ancora? Se dovessi parlare di un qualcosa di differente rispetto all'anno scorso. Beh, è normale, quest'anno siamo partiti con diciamo, la maggior parte della rosa già in ritiro, quindi si può lavorare meglio. E quindi già chi è che è stato integrato con i giocatori, quelli nuovi, ci hanno dato quel tasso di qualità in più, tipo Coletti, Floriano, Angelo, Viola, sono tutti giocatori di qualità che hanno vinto anche i campionati e hanno disputato categorie superiori. Quindi i presupposti ci sono tutti. È normale che anche durante l'estate il mister ha riflettuto per far sì che quelle cose che l'anno scorso diciamo ci limitavano, quest'anno invece devono essere il punto forte. E il fatto della pressione dei tifosi, che è un lato positivo perché ci sono stati esodi anche a Norcia e quindi sono pronti a sostenervi, la squadra la senti pronta o potrebbe trasformarsi in un boomerang? No, io penso che chi ha deciso di, parlo personalmente, io ho deciso di sposare questo progetto quando avevo 6 anni, quindi la pressione ce l'ho da quando ho 6 anni. Mentre i vecchi già lo sanno che comunque indossare la maglia del Foggia non è facile, ma altrettanto ti può portare delle soddisfazioni, in altre piazze non ci sono. E poi ci sono quei giocatori che sono arrivati quest'anno che sono consapevoli dove giocano e con che maglia giocano, quindi a prescindere dalla categoria e dalle ambizioni, io dico sempre che indossare la maglia del Foggia è un privilegio.